22esima edizione del Presepe Vivente di Mottola, quest'anno è ritornato ad essere organizzato presso le suggestive grotte della Madonna delle Sette Lampade qui a Mottola, che sono situate ai piedi della collina mottolese. È ritornato qui dopo 3 anni causa Covid e c'è stato tantissimo lavoro per il rifacimento dello scenario causa l'abbandono appunto di queste magnifiche grotte, e per cui oltre a questo si è aggiunto anche la mancanza di volontari che hanno aiutato per appunto il rifacimento dello scenario. Invito soprattutto, ancora una volta, l'ho già detto e lo ripeto, gli enti locali ad essere più vicini a questa iniziativa che, come ho già detto prima, quest'anno raggiunge la 22esima edizione, per cui l'invito ad essere più presenti per questa iniziativa. Ringrazio il Centro Servizi Volontariati di Taranto, oltre che all'assessorato alla cultura del Comune di Mottola, che hanno appunto patrocinato questa iniziativa. Quest'anno siamo giunti alla 22esima edizione del Presepe Vivente che dopo, ecco, la parentesi Covid, nella quale comunque si era tenuto però in una location diversa, quest'anno ritorna invece qui nella località molto suggestiva che è la Madonna delle Sette Lampade, che è uno scenario molto particolare che si presta già per questo tipo di iniziativa. Ripeto, quest'anno siamo giunti alla 22esima edizione grazie soprattutto al lavoro, all'impegno e alla dedizione, al sacrificio del gruppo Mottola La Fanod in persona del presidente Piero Palagiano, che anche quest'anno come gli anni scorsi ha scommesso di nuovo, ecco, su questa manifestazione, quindi sulla rappresentazione delle scene della natività in questo scenario molto suggestivo, molto bello, naturale, che è qui alle porte della nostra città. E questo evento si inserisce in una serie di eventi, ecco, del nostro cartellone invernale natalizio, degli eventi patrocinati dal Comune di Mottola, tentano, ecco, di creare, ecco, un clima di festa, un clima natalizio, e quindi il cartellone degli eventi si continuerà anche nei prossimi giorni con numerosi eventi anche nel nostro centro storico, con una serie di manifestazioni importanti, e quindi insieme al contributo, ecco, di tante associazioni come quella di Piero Palagiano e al contributo anche dei commercianti della nostra città, stiamo cercando, ecco, di creare quello clima, quello spirito di festa che dopo 2 anni e mezzo di Covid, ecco, credo che sia la naturale, che costituisca la naturale, il naturale ritorno all'ordinarietà, quindi alla vita normale, e forse anche finalmente a una vita un po' più serena. Quindi questa sarà la prima festività, il primo anno in cui potremo finalmente anche magari stare un po' di più con i parenti, con gli amici, perché negli anni scorsi non c'era concesso, c'era vietato, e quindi diciamo che torniamo tutti quanti un po' a respirare un clima di serenità e di normalità anche e soprattutto attraverso questo tipo di manifestazione e di eventi. Conoscevo di fama la storia di questo presepe, ovviamente con questo invito di questa sera ne ho approfittato, e quindi sono felicissimo di essere presente, di aver portato anche il mio saluto. Già dai primi sguardi noto che è davvero una meraviglia, e mi viene subito il primo pensiero è quello di ringraziare tutti quei volontari che sicuramente hanno lavorato sodo per mettere a posto l'ambiente, voglio dire la location, e soprattutto tutti quei bei figuranti che ho visto che è abbastanza nutrito anche come comparse, quindi come personaggi del presepe stesso. Finalmente sembra che stiamo ritornando alla normalità dopo gli ultimi anni che ci hanno visto chiusi nelle nostre case,
anche l'inaugurazione di questo presepe è un bel segnale di speranza, quindi l'augurio che posso fare a Mottola, a tutta la nostra provincia, ma a tutta la nostra nazione, ovviamente è quello di trascorrere nella maniera migliore le buone feste sante di Natale. Ecco.